Ciao a tutte! Oggi voglio farvi vedere come realizzare una fence tutta colorata, multicolor, diciamo, quindi non la classica bianca, invece un po' variopinta. È facilissima da fare, veramente facilissima e veloce, quindi è perfetta per chi vuole qualcosa che non sia troppo impegnativo, oppure per chi vuole lasciare respirare un po' le unghie, perché ovviamente si colora solo la parte finale. Allora, quello che ho realizzato è questo. Spero si veda perché non avendo fatto una base bianca, in realtà il colore di base è la mia unghia naturale e quindi dipende un po' anche dal colore che ognuna ha. Io qui appunto ho fatto questa French multicolor e poi sull'anulare ho realizzato dei puntini con il dotter. Allora, vi faccio vedere i colori che ho utilizzato per effettuare l'anulare perché è quello che vi farò vedere nel tutorial. Tutto il resto essendo uguale mi sembrava un po' inutile farvelo vedere. Allora, i colori che ho usato sono tutti della Kiko. Allora, il verde è il 343, l'arancione è il 280. Alcuni magari li avete già visti negli altri video, può essere. L'azzurrino è quello della collezione Cupcake ed è il numero 654. Il rosa con i brillantini è il numero 241 e il marrone è il numero 370. Per applicarli mi sono servita di un po' di pennelli, sono questi qua, di varie dimensioni, di vario genere. Ne ho usati tanti perché non volevo cambiare, cioè non volevo pulirli e quindi ne ho usato uno per ogni colore praticamente. Niente, è veramente velocissimo, quindi sarà un video un po' più breve degli altri, però secondo me è molto carina. Vi lascio il tutorial. Allora, ho già fatto le quattro dita e adesso faccio vedere come realizzare la nail art sull'anulare. Quindi prendo un po' di colore e vado a metterlo sulla parte bianca. Poi cambio. Adesso prendo l'azzurro. E infine il marrone. E lascio asciugare. Adesso come decorazione applico dei puntini. Ho scelto l'arancione perché non l'ho utilizzato, per fare la French. E lascio asciugare. Da ultimo vado ad applicare il top coat. E questa è la nail art finita. Eccomi qui. Allora, come avete visto, è veramente veloce, semplice, facile proprio per tutte. L'unica cosa è nell'applicare lo smalto, ecco. Io ho seguito praticamente la riga bianca della mia unghia. Se voi invece magari avete delle unghie un po' più corte o non è definita, eccetera, basta che mettete la lunetta e vi aiutate con quella. Io tra l'altro ho provato ad utilizzarne una, che adesso non ho qui, della Kiko, solo che praticamente il colore passava sotto e quindi in realtà andava a vanificarsi il fatto di mettere la lunetta e quindi ho deciso di farla senza. Se avete visto nel video, non ho applicato la base, perché in realtà anche questo tutorial è nato un po' per caso, nel senso che io l'altro giorno stavo vedendo un film, volevo fare qualcosa sulle unghie, ho iniziato un po' così e poi ho detto, ma va che carino, magari faccio il tutorial. E allora, insomma, ho deciso di fare il tutorial così. Se voi volete applicare la base, applicatela magari soprattutto per l'anulare, perché facendo i puntini è meglio averla sotto. Io, visto che non l'avevo messa, l'ho messa poi sopra dopo come top coat. Quindi l'effetto lucido è dato in realtà da una cosa di base, da un prodotto di base, e in modo che comunque le unghie si rinforzino, si
si protengano comunque, insomma. In realtà ho pochissimo da dirvi questa volta perché è veramente così come avete visto nel tutorial, non ci sono altri segreti, altre cose da dire, insomma. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se anche voi l'hai realizzato, se ne realizzate magari con altri colori. E niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!